cori, selfie e l'entusiasmo nel vedere arrivare a bordo di una 500 blu i due concittadini campioni d'Europa sulle note dell'inno di Mameli e di Notti Magiche diffuse dagli altoparlanti degli stabilimenti balneari e da un bar del lungomare, il coach Davide Mazzanti e il suo vice Matteo Bertini, entrambi marottesi doc, sono tornati a casa con una medaglia d'oro, quella degli europei con la nazionale di volley femminile che a Belgrado ha sconfitto la Serbia 3-1. 25-11, siamo campionesse! Campioni. Conosce lei i due mister? Sì, conosco abbastanza bene il vice Bertini, Matteo, abita proprio qui a 20 metri. Abbiamo saputo la notizia bellissima della vittoria degli europei contro la Serbia, poi quindi una squadra abbastanza ostica anche per quanto ci riguarda. Contentissimi, ci siamo congratulati con lui, grande festa ieri qui a Marotta, contenti per loro, contenti per il paese, speriamo che continui così anche in Serie A, perché tanto lui allena in Serie A, e quindi in bocca al lupo a Matteo. Ad attendere i due campioni ieri all'aeroporto di Fiumicino c'erano anche il sindaco Nicola Barbieri e l'assessore Davide Caporaletti con la maglia della nazionale. L'Italia è tornata sul gradino più alto del podio europeo dopo 12 anni. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ha commentato Mazzanti dopo la partita. Una fatica incredibile, ha confessato, tornare in campo dopo le Olimpiadi. Un'estate lunga, ma è stato bello vedere le ragazze divertirsi in queste ultime partite esprimendo il loro talento. Sono contento anche per tutto il movimento, ci serviva. Orgogliosi i vicini di casa dell'allenatore azzurro. È cresciuto insieme alle mie figlie. Quindi lo conosce sin da quando era piccolo? Sì. Ha visto Mazzanti è diventato campione d'Europa? L'ho visto, ieri hanno festeggiato qua. Un orgoglio per la città? Come no? Mi è felice? Questi italiani si danno da fare. Invece davanti all'abitazione di Matteo, intento a leggere i quotidiani, questa mattina c'era lo zio che lo aspettava per un pranzo al ristorante con tutta la famiglia. Anche lei ovviamente ha saputo della vittoria, è un parente. Abbiamo festeggiato proprio ieri, io sono lo zio e sono venuto da Verona apposta qua per festeggiare con loro, anche se avevamo dei dubbi sulla vittoria finale, ma bastava anche un secondo premio. La medaglia d'argento. Ecco, perché sapevate della difficoltà del match? Certamente, insomma, io quel poco che so di volley sapevo che la Serbia ha vinto il mondiale, è sempre stata una delle prime formazioni che si sono formate in tempi passati per questo sport, che è ancora piuttosto debolino come seguito, però bisogna vincere per cercare di trovare seguito e portare un po' più di aiuto a questo sport che è bellissimo. Uscito sotto.